racconto una buona pratica che è quella dell'incontro tra Confindustria e Federmanager. Non c'è appunto dissidio, anzi c'è un'ottima collaborazione e questo è molto bello per vedere le rappresentanze delle imprese e dei manager lavorare insieme su dei progetti. Fondirigenti è nata nel 1997 come fondazione intitolata Giuseppe Taliercio, che tutti ricorderete, venne trucidato dall'EBR a Marghera. In alcune occasioni diventano dei progetti a cui più imprese concorrono per formare appunto un manager. L'iniziativa molto meritevole e ha ragione Gerti nel ricordarla come la prima, diciamo, in questo settore, è quella dell'alternanza scuola-lavoro, costituisce un pochino il cervello, la parte nobile delle attività dei fondirigenti, cioè accanto ai 14.000 piani formativi che abbiamo finanziato come fondo, si aggiungono alcune iniziative che ci consentono di verificare effettivamente quali sono i fabbisogni, modellizzare degli strumenti e metterli a disposizione con uno sguardo da soggetto generale e per gli interessi generali del paese. Quindi è un'iniziativa di buona pratica di collaborazione, ma è anche una forma di impegno sociale che i manager possono sviluppare. È anche un'iniziativa, in questo caso specifico, che naturalmente favorirà l'occupabilità dei giovani, perché, come sapete bene, insomma, soprattutto i nostri prodotti dei licei sono veramente molto molto bravi nel mondo, insomma adesso poi vanno fuori, no? Sempre più spesso si affermano. Però diciamo quelle competenze più soft, più di capacità poi di interpretare il lavoro con degli strumenti, un kit che faciliti anche non solo l'inserimento ma soprattutto lo sviluppo, sono ancora diciamo, competenze che non fanno parte dei curricula normali, soprattutto del liceo. Quindi questa iniziativa è molto importante perché significherà anche dare gambe a quella che è stata un'affermazione molto forte del neopresidente di Confindustria Boccia, il quale ha detto, dice, in un periodo di così bassa crescita e di profonda trasformazione, una risposta al disallineamento tra quelli che sono appunto i bisogni per la produttività delle aziende e le competenze dei giovani non può essere risolto solamente con mettendoci dei soldi, mettendoci delle risorse. L'importante è fare delle iniziative che possano costruire un percorso. Quindi personalmente, insomma, sono molto onorata di essere qui in questa veste di finanziatore, ma veramente vi esprimo un grande grazie perché voi quello che state facendo, insomma, state facendo una cosa molto importante che baderemo a far conoscere il più possibile. Grazie.